Sai una cosa di cui ho paura, che cos'è? Che questi messaggi arrivino a chi già li capisce. E si sentirà meno solo. Questo è vero. Benvenuti sul mio canale. Oggi sono di nuovo con Shanti Leaves, Shanti per gli Ciao! amici, e oggi trattiamo un argomento abbastanza serio. Ne parliamo oggi perché oggi è il World Mental Health Day, il giorno internazionale dedicato alle malattie mentali, un tema che è ancora considerato da molti un tabù e del quale invece si dovrebbe parlare molto di più e molto meglio, secondo me. Anche sul canale di Shanti abbiamo un video rispetto a questo tema, e il video riguarda appunto gli stereotipi sulla salute mentale, che io vi consiglio di andare a vedere perché secondo me abbiamo toccato dei punti molto importanti e che sono spesso fraintesi da Assolutamente tantissime sì. persone. Qui invece, che cos'è che affronteremo oggi? Spesso noi tendiamo a parlare della nostra esperienza personale diretta, no? Però anche a me viene richiesto spesso come faccio ad aiutare l'amico, il fratello, la sorella, il parente, quindi come comportarsi con le persone attorno a noi invece che Se stanno male. se stanno male, se soffrono di qualche disturbo o se semplicemente sono in difficoltà. E quindi abbiamo radunato un po' delle cose da fare, delle cose da non fare in questi casi. Sulla base della nostra esperienza, pensando un po' a quello che ci aiuta e a quello che invece non ci aiuta, quando abbiamo delle crisi o quando abbiamo delle ricadute o semplicemente un problema e abbiamo delle persone intorno a noi che vogliono aiutarci, ma magari purtroppo lo fanno nel modo sbagliato, pur mettendoci della buona volontà. Allora, premettiamo che la primissima cosa da fare, secondo noi, quando abbiamo accanto una persona che pensiamo soffra di uno di questi problemi, è aiutarla a trovare aiuto. Quindi non siamo noi direttamente che possiamo aiutarla con tutto il bene del mondo, ma ha bisogno dell'aiuto di un esperto, o comunque ha bisogno di essere valutata per capire se ha bisogno dell'aiuto di un esperto. Perché l'aiuto di un amico può attuarsi nel senso essendo presente in altri modi, però l'aiuto terapeutico è un'altra cosa, è quello che effettivamente può andare a sradicare, analizzare e risolvere il problema a fondo. Non c'è niente di sbagliato assolutamente nel Assolutamente. cercare aiuto, anzi è l'unica via per stare meglio. Se io ripenso qualche anno fa quando dovevo riprovare ad andare in terapia, mi ricordo che era la mia coinquilina che mi aveva chiamato, mi aveva accompagnata, quindi questo ha fatto tantissimo la differenza perché io magari non avevo il coraggio, non ero convinta, non ero sicura, avevo paura di buttarmi in questa cosa, quindi avere qualcuno che ti spinge può fare tanto. Esatto, soprattutto perché c'è ancora tanto stigma rispetto alla psicoterapia Mamma e al mia. chiedere aiuto, e quindi avere una persona accanto a te che ti dice no, va benissimo chiedere aiuto, anzi ti aiuto a farlo, secondo me è Mamma mia, ti fondamentale e può fare solleva la una differenza. pietra di dosso, trovo. E comunque non c'è nessuno stigma, siamo tutte e due in terapia e siamo delle persone fichissime, Vero. Allora, partiamo dalle cose da non fare, da evitare, anche se a volte magari viene spontaneo comportarsi così, quindi cercate di stare attenti. La primissima cosa in assoluto, forse la più importante di tutte, non minimizzate il dolore altrui. Ripetete con me, non minimizzerò il dolore altrui. Scrivetelo 10 volte alla lavagna. È difficile da fare perché magari alcune richieste d'aiuto possono sembrare minime, ma perché quella persona non ha in quel momento il coraggio, la capacità, gli strumenti per dire esattamente quanto è grande il suo disagio, Vero. però non va mai minimizzato o messo da parte, e una persona che esprime un disagio va sempre ascoltata. Sì. Ad esempio, mi ricordo che agli inizi, quando ho avuto i miei primi episodi depressivi ed ero una ragazzina, magari i miei genitori, che non avevano capito l'entità del problema, mi dicevano: "E dai, su", cioè comunque cercavano di, magari per il mio bene, proprio perché non volevano che io ci rimuginassi o che io, però tendevano a minimizzare questa cosa come se fosse una cosa che più o meno capita a tutti, o comunque che Vero. non ha bisogno di troppa attenzione, e questo alla lunga ha peggiorato delle cose. Mamma mia. E quindi comunque cercate sempre di ascoltare le persone che cercano il vostro aiuto. Anche perché ho l'impressione che quando il proprio male non viene ascoltato dagli altri, si tende a cercare di ingigantirlo per farlo notare. O al contrario, ti chiudi in te stesso e il dolore peggiora Ah, comunque. sì, no, effettivamente, Quindi, in ogni caso. in ogni caso non va bene. E soprattutto non dite certe cose. Esatto, perché passiamo alla seconda cosa da non fare, che è
dire le classiche frasi che si dicono alle persone che soffrono di problemi di ansia, depressione, eccetera. Reagisci. Reagisci, dipende tutto da te, dalla tua forza di volontà. Allora, mettiamo in chiaro una cosa: le malattie mentali sono malattie. Così come con la forza di volontà non potete guarire dalla polmonite. Come o no? Dalla io pensavo di sì. Dai, Chiara! Invece no. Neanche dalla malattia mentale si guarisce con la forza di volontà, altrimenti staremo tutti meglio. È questo che la gente capisce. Cioè, nel senso, se io avessi il potere di farmi stare meglio, perché non lo... Lo stai facendo! Esatto, quindi purtroppo con la forza di volontà si riescono a fare tante cose, magari si riescono a fare delle cose pratiche che migliorano un minimo la situazione. Dei piccoli passi, cioè. Ma, diciamo, la situazione generale, quando si tratta di disturbi di questo tipo, è molto più complessa e non c'è forza di volontà o reazione che tenga. Un'altra cosa che però spesso viene detta con le migliori intenzioni è andrà tutto bene, che lo trovo quasi carino, nel senso, se ci pensi, no, ma andrà tutto bene. Magari la persona ci crede davvero, però in quel momento è proprio una frase che non so, dai, ma senso. Nel senso, cioè, come dire, come ci arrivo al momento in cui andrà tutto sì, bene? Sì, cioè, non è quello il punto. Cioè, io sto esprimendo il mio dolore per fartelo capire, per farti capire come sto adesso. E lo spero tanto che prima o poi le cose andranno meglio, però e mo che faccio? Cioè, come esco da questa situazione e arrivo al punto in cui andrà tutto bene? Un'altra cosa che razionalmente è giustissima, ma che non aiuta, è il pensa a chi sta peggio, Shanti, però. Cioè, tu ti lamenti di queste cose. Pensa alla gente che è negli ospedali, pensa alla gente che è in guerra. È vero, e io ho il massimo rispetto per tutte le persone che soffrono. Purtroppo, però, sapere che ci sono persone che stanno peggio di te non risolve il male che tu provi in quel momento. Assolutamente. Anche perché, e ne abbiamo accennato nell'altro video fatto insieme, non esiste la gara a chi sta peggio. Cioè, non è che se lui sta peggio, allora il mio dolore non ha più importanza. Un'altra cosa che dicono spesso è: ma pensa positivo, ma guarda quanta bellezza che c'è, ma sii felice. E la risposta è: ci piacerebbe tanto poterlo fare. E a me in certi giorni veramente, ve ne ho parlato in un video qui, come mi sento in certi giorni, e tutto quello che vorrei è la capacità di poter pensare positivo. Purtroppo alcune situazioni e alcune patologie ti portano molto lontano dal pensare positivo, e anzi a volte il vero mostro che tu affronti è proprio la tua testa e i tuoi pensieri. Assolutamente. Non so quanto la gente da fuori se ne renda conto, penso che ci si ricollega al dipende da te, no? Ci sono momenti in cui è impossibile, cioè non ce la fai. È come se avessi un filtro sugli occhi che spegnesse i colori. Non puoi obbligarti a vederlo saturato se non lo è. Cioè, anch'io ho parlato di una cosa simile, di un vetro, che alcuni giorni mi sento come se fossi dietro a un vetro dove è vuoto, e dal vetro io vedo tutte le cose che ci sono nella mia vita, anche le cose che io amo, ma non mi arriva niente. Lo capisco. Ed è una sensazione bruttissima, perché ti senti veramente, oltre che ci sia qualcosa che non funziona in te, ti senti anche un'ingrata verso tutte le cose belle che hai e che in quel momento non vedi, perché è come se la luce sulla tua vita fosse spenta, ma non è spenta sulla tua vita, è spenta dentro di te. Un'altra cosa che, per favore, cioè, no, non ditelo, perché è proprio orribile da dire, è: per favore non fare la vittima. Dire una cosa del genere a qualcuno che sta male è come, cioè, ha già una ferita aperta e voi andate lì e con un coltello... Hai detto bene. È veramente l'anti-empatico per mamma mia. Chi ha questi problemi, insomma, non deve essere anche colpevolizzato per questo. Non so, aggettivi come: ah, ma sei solo pigro, datti una mossa, tirati su. Vabbè, la lista di frasi potrebbe continuare. E tutto quello che tu vorresti dire è: ma io muoio dalla voglia di poterlo fare, ma non riesco. Purtroppo non potete pretendere di capire tutto, perché alcune cose non hanno senso neanche per noi. Quando io dico a mio marito: io stamattina per 3 ore non sono riuscita ad alzarmi da terra perché non avevo la forza di farlo e sono rimasta seduta con la schiena contro il termosifone, è successo più di una volta. Io non capisco perché l'ho fatto e non so spiegarglielo, e lui non capirà mai come io mi sono sentita e perché ho fatto quella cosa che ai suoi occhi è totalmente irrazionale. Certo. Lui mi dice: ma come, tu sei una persona con un cervello, con una razionalità, prenditi, alzi. Cosa ti impedisce di alzarti da lì? Perché non fai? Perché non riesci a farlo? Perché non hai la forza di volontà di farlo? E torniamo al punto.
E quindi fidatevi di quello che riusciamo a spiegarvi e di quello che riusciamo a condividere con voi, perché già è faticoso farlo, è faticoso anche per me dirlo sì. In questo video. E vi stiamo dando fiducia dicendovi esattamente come ci sentiamo, e non capiamo nemmeno noi perché facciamo queste cose o perché questa cosa sia successa proprio a noi. Sappiamo che capire è difficile, quindi fidatevi semplicemente di quello che vi diciamo e prendetelo per vero, perché è vero. Quando ci sono le malattie mentali in mezzo, le relazioni si complicano, soprattutto quando, non so, è un legame molto stretto di famiglia o sentimentale. Avere un partner che soffre di queste difficoltà può rendere la relazione difficile, e soprattutto parlo da persona sofferente più che da persona che sta al fianco di qualcuno di sofferente. C'è sempre la paura del: e se l'altro mi ama soltanto quando sto bene, sono funzionante, sono in forma, ma non riuscisse ad amare la parte buia di me? Perché poi, diciamolo, questo tipo di patologie non influiscono solo su di te, non fanno male solo a te, ma fanno male a tutto il tuo ambiente, a tutte le persone certo. Che ti stanno intorno. Anche solo il fatto di farli sentire incapaci di aiutarti. È vero, è vero. Penso magari a un genitore che ha un figlio che ha questi problemi, o a un marito che nel mio caso continua a fare questi esempi. O un ragazzo. O un ragazzo. E noi siamo consapevoli di questa cosa, e la paura più grande è che alla lunga questa malattia non solo continui a ferire noi, ma che allontani da noi le persone che amiamo. E secondo me una cosa importante è far capire all'altra persona che voi ci sarete sempre, e che soprattutto sapete distinguere tra la persona e la malattia. Beh, diciamo, c'ho un po' di cuore qua sparso per la camera di Shanti. Ho un aspirapolvere. No, scherzo, pensavo che avessi una hot glue gun. Tu sei molto più romantica. Scusa per la risposta super scenica. Passiamo adesso alle cose da fare, ovvero alle cose che a noi aiutano nel nostro specifico caso, ma speriamo che possano essere applicabili, un po, in applicabili un po' in generale. Trattare questa cosa non come una caratteristica della persona, non trattarla come una ricerca di attenzione, come un tratto della personalità dell'altra persona, ma trattarla come un problema che questa persona ha, e di non pensare tu sei così. Tu hai questo in questo molto momento diverso. Poi sì. In questo momento, e le cose possono andare meglio, e secondo me aiuta anche a dare questa prospettiva di speranza, perché sì. Dirti tu sei così punto, non cambi, invece tu hai questo, possiamo lavorarci insieme oltre alla terapia che puoi fare, possiamo insieme trovare il modo per affrontarlo, per conviverci o per, non lo so, tamponare delle crisi, gestire le crisi. È un approccio diverso, sembrerà una piccola cosa, ma secondo me fa una grande differenza. E questo, secondo me, fa passare il messaggio del ti sto prendendo sul serio, che è tutto, cioè almeno personalmente è tantissimo. Poi spesso ci viene chiesto, ok, ho vicino questa persona, ma come, che cosa faccio? Noi siamo arrivati alla conclusione che la cosa importante, oltre a prendere sul serio, è esserci, ma esserci nel modo giusto. E quindi magari anche una persona che è iper accudente, o che ti vuole portare fuori a tutti i costi, o che vuole farti fare delle cose fa a tutti i costi, fa più danno, ma soprattutto non funziona e magari rovina la giornata a tutti, a te perché hai cercato di fargli fare qualcosa di positivo e non ci sei riuscito, e all'altra persona perché si sente in colpa di non essere riuscito a farla. Invece di pensare a cose mega, che a voi sembrano delle cose bellissime e sicuramente che andranno a distrarre l'altra persona, che però per quella persona sono magari un extra sforzo, pensate più in piccolo e a delle situazioni che possano dare, più che distrazione, comfort. Penso che sia la parola chiave, cioè quando hai già tutto il mondo che, non so, ti mette sotto pressione, te stessa, che le tue ansie, i tuoi dolori, tutto, la cosa migliore è infilarsi in un bozzolo protettivo di zucchero filato. Bellissimo. Poi te lo mangi e ti senti anche in colpa perché mi sono mangiata il mio bozzolo. Ma per uscire e rimanere e c'è la farfalla. Mi piace, lei pensa positivo. Sono queste piccole cose che creano una situazione confortevole, familiare, e in cui l'altra persona si sente protetta e accettata.
e sei amata, aiutata, supportata. Se l'altra persona vuole parlare, benissimo, aiuta sempre, però se l'altra persona non ne vuole parlare, forzarla a parlare può essere controproducente. Secondo me qua sta la sensibilità della persona a trovare quando l'altro vuole effettivamente comunicare, svelare qualcosa, aprirsi, e quando invece no, bisogna sentirlo. Legato a questo vorrei dire anche l'imparare a stare attenti all'altro, ai segnali che dà, che magari non sono diretti, cioè non è che per forza l'altro viene a dirti ciao, io sto male, aiutami. A volte sono delle piccole cose che si imparano a conoscere dell'altro, dei segnali che impari a riconoscere, e sì, queste clues, non so come... Cioè, sì, soprattutto se vivi con l'altra persona o comunque ce l'hai vicino molto spesso, ti rendi conto che magari... ci sono dei piccoli comportamenti che denotano un malessere, magari agli occhi degli altri non sono evidenti, però se ci fai attenzione giorno dopo giorno per te lo diventano. Secondo me quando uno sta male fa fatica anche, non so, ad alzarsi, a lavarsi, a vestirsi, aiutare con le cose concrete, personalmente è un aiuto immenso. Non pare più non ti ho stirato i panni a volte che ti ho portato un gioiello. Cioè proprio senza a mani basse. L'ultima cosa secondo me riguarda la comunicazione. Non parlare di questa cosa solo nel momento in cui c'è una crisi e dimenticarla per tutto il resto del tempo, ma trattarla, mi viene da dire, con naturalezza, ma senza far diventare un problema stesso il parlarne. Si dimostra anche di essere interessati all'altro, interessati all'interno, al mondo interiore dell'altro, però mi raccomando, fate attenzione a non giudicare. Una delle dinamiche più importanti dell'ascolto è l'ascolto non giudicante, cioè una persona, per poter parlare veramente liberamente, far sì che quel parlare gli serva a qualcosa, è il fatto che dall'altra parte non, cioè, sa di potersi aspettare un ascolto totalmente neutro e privo di giudizi, perché sennò... Se uno sente un giudizio, cioè a me capita con alcune persone che so come reagiranno, mi passa la voglia di parlare, di raccontare le mie cose, e lì la relazione si abbassa subito di livello. Tante volte le persone vicine a me non sanno cosa dire, e allora o dicono la cosa sbagliata o non dicono niente. E a me mi sembra di aver parlato con il muro, e mi sembra di non essere stata ascoltata. Quindi piuttosto che dire una frase di circostanza di quelle che abbiamo detto prima, o magari di non dire niente, di dire sì, ah ok, che brutto! E dite anche voi come vi sentite, dite ok, capisco quello che stai passando, forse non lo capisco del tutto in questo momento, non so darti un consiglio, ma sappi che ti sono vicino, se hai bisogno di qualcosa chiedi, cioè veramente esprimetevi anche voi con la stessa empatia, perché secondo me è anche un livello di comunicazione diverso, voi non siete il loro medico, siete un estraneo, siete una figura molto diverse, siete una figura fonte di affetto e fonte di un dialogo a livello più profondo. Mi viene da aggiungere una cosa, quello che hai appena detto, che però è una cosa da non fare, ovvero se io ti sto raccontando dei miei problemi, non venire a dirmi ah sì, ma sai che anch'io adesso sto male con questo. È una cosa che trovo orribile. Io sto sempre attenta a non farlo, perché magari a volte ti viene spontaneo da raccontare, cioè se è un piccolo aneddoto per far capire un concetto è un conto, ma spostare completamente l'attenzione su di te quando l'altro sta parlando, per favore no. E io che dovrei dire allora, che oggi al lavoro orribile. È difficile, poi dopo un po' ti passa la voglia di confidarti, perché tanto sai che l'altra persona avrà sempre qualche altro problema che oscurerà il tuo, e quindi il tuo è come un po' se non valesse niente, e quindi dici ok, non vale la pena. Ma poi significa anche che non mi stai veramente ascoltando, cioè se ti importasse davvero non è che shifteresti il discorso così, no? Sì, più che altro non è che raccontarmi un problema tuo o un problema anche tuo più grande fa sentire meglio me. Concluderei con l'ultima cosa, che però è un bonus. Davvero? Non ero preparata. Perché mi è venuta in mente adesso, che è: fateci sapere se stiamo fagocitando tutta l'energia empatica disponibile che c'è nella coppia o nella famiglia o tra gli amici. Perché tante volte noi, visto che comunque stiamo male, abbiamo
questo extra bisogno di attenzioni, è come se abbiamo il diritto solo noi di stare male. E quindi l'altra persona, se sta male, in qualche modo pensa: non posso caricare del mio malessere questa persona che già ha i suoi problemi. Se questa cosa diventa troppo sbilanciata, se stiamo succhiando via tutta l'energia disponibile nella coppia perché continuiamo a girare e girare e girare intorno al nostro problema come se fosse l'unico al mondo e come se voi non aveste diritto di averne, assolutamente, parliamone. Ok, io... prossimo video facciamo un disturbo mentale in coppia. Io pensavo prossimo video per compensare facciamo tipo, non so, la bucket list channel. Il video tag il mio animale. Cosa c'è nel mio zainetto? Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato una diversa prospettiva su questo problema, su questo tema, e soprattutto spero che il fatto che noi ne parliamo sui nostri canali sia anche un... così, un incoraggiamento ad aprirvi con le persone che avete vicino se non l'avete fatto. Certo. Se avete bisogno di aiuto, cercatelo e trovatelo, questo non ci stancheremo mai di dirlo, così come non ci stancheremo mai di dire che noi non sostituiamo nessun esperto e che questa è solo la nostra esperienza. Certo. Però se avete voglia di raccontarci un po' come voi vivete le cose qua nei commenti, io sarei curiosa di scoprire un po', perché è interessante vedere come magari la prospettiva di un'altra persona sia diversa, magari sì, avete dei consigli in più da aggiungere. Esatto, magari se siete voi che siete vicino a una persona che sta male, o se voi state male e avete qualcuno vicino, cosa ha funzionato, esatto, e cosa no, e cosa invece vi dà fastidio, perché ognuno è diverso, ovviamente potrebbero essere cose diverse dalle nostre. Comunque, io spero che questo video appunto vi sia piaciuto, sia stato utile, anche se il tema è un po' più serio del solito, ma penso che la giornata lo richiede. Sono cose di cui è sempre bene parlare. Assolutamente. Vi invito di nuovo ad andare a vedere il video sul canale di Shanti, perché secondo me è molto... in tema. Sì, in tema, è anche utile anche quello. E iscrivetevi al suo canale. E Shanti al suo, Liz. Se non siete ancora iscritti. E anch'io, se non siete ancora iscritti. Seguite entrambe su Instagram. Io sono Ma che davvero. Shanti Lives. Su Facebook, Ma che davvero. Shanti Lives. E su Twitter, Ma che davvero. Shanti Vinegar. Intanto grazie di aver guardato questo video e alla prossima. Bye. Ciao.